Buongiorno a tutti amici di YouTube, oggi andremo a parlare di modalità di lavoro all'interno della 3D View. In particolare sto parlando delle famose modalità tipo Object Mode, Edit Mode, Sculpt Mode, eccetera, eccetera. Queste modalità ce ne sono tantissime e sono tipiche del singolo ambiente di lavoro, quindi avrete delle modalità all'interno della 3D View, delle modalità ad esempio all'interno della UV View e così via, e così via. Partiamo subito dalla Object Mode, che è poi la modalità più semplice e quella in cui vi ritroverete appena creerete un nuovo file di Blender, che è l'Object Mode. L'Object Mode sostanzialmente permette di fare una cosa molto semplice, ossia selezionare gli oggetti nella loro interità, quindi non potrete selezionare una sottoparte dell'oggetto, ok? Quindi potrete o selezionare o non selezionare un oggetto ed eventualmente lo potrete spostare nel mondo. Okay? Lo potrete scalare o ruotare. Attenzione perché queste qui sono trasformazioni dell'intero oggetto, non solo di una sua parte. Quindi potrò selezionare una luce e spostarla, una camera e spostarla, un oggetto, spostarlo, ruotarlo, eccetera, eccetera. Ad esempio, invece, se passassi nella Edit Mode, ok? E vi ricordo che la shortcut per farlo è il tasto Tab, ok? Il tabulatore. Oppure potete andare qui chiaramente dalla tendina e selezionerete Edit Mode. Come potete vedere, se andiamo nella Edit Mode di uno di questi due oggetti, ok? Attenzione, l'oggetto di destra in questo momento è rimasto in modalità Object Mode, quindi non lo posso selezionare o modificare perché sono all'interno della Edit Mode dell'oggetto di sinistra. Quindi, come potete vedere, è cambiata l'interfaccia, sono cambiati i comandi che troviamo nella barra di sinistra e nella barra di destra, ok? Ad esempio, sono comparsi i vertici e con i vertici, come potremo vedere, li possiamo prendere, modificare, spostare, possiamo fare un po' quello che vogliamo. Però sto modificando una parte dell'oggetto. Attenzione, io posso anche spostare l'oggetto intero. Okay? Ma la sua origine, che è il pallino arancione che potete vedere qui, rimarrà nella stessa posizione che la Object Mode ha dato. E perché è importante questo pallino? Poi ci sarà anche un video dedicato, perché poi tutte le trasformazioni che saranno applicate nella Object Mode andranno a influenzare partendo dall'origine dell'oggetto. Quindi, nel caso della sfera di destra, dove non è stata modificata nella Edit Mode, se io faccio il rotate, vedete, ruota attorno al centro dell'oggetto perché così è stato creato. Nel caso dell'oggetto di sinistra, avendo spostato nella Edit Mode tutti i vertici, a me sembra che l'oggetto sia stato spostato, ma in realtà Blender non lo considera spostato perché la sua origine è rimasta nello stesso punto. Quindi ruoterà sempre attorno allo stesso punto, però i vertici in questo momento sono tutti traslati verso sinistra, quindi l'oggetto ruoterà attorno a questa origine. Comunque non vi preoccupate, poi ci sarà un video molto più esplicativo su questo stesso argomento, quindi era giusto per farvi una piccola introduzione, farvi capire che ci sono diverse modalità e che se non trovate i comandi che magari state vedendo in un video tutorial è perché probabilmente siete in una modalità di lavoro diversa. Poi, ad esempio, c'è anche la Sculpt Mode. La Sculpt Mode mi permette, ad esempio, di utilizzare dei pennelli, okay, che mi permettono di modificare un po' come se stessi disegnando l'oggetto andando a disegnare sopra una texture, dei rilievi e qualunque altra cosa. Okay, questa qui è un'altra modalità ancora perché è vero che sto modificando l'oggetto, ma non sto modificando i singoli vertici andando ad agire su di essi, ma li sto modificando nella loro interezza, quindi passando da una modalità diversa. Vedete che qui ne abbiamo tanti. Di pennelli che possiamo utilizzare. Se voglio ovviamente scolpire quest'altro oggetto di destra, lo devo selezionare, quindi torno nell'Object Mode, vedete? Perché l'Object Mode è lei che mi va a selezionare l'oggetto sulla quale le altre modalità andranno a lavorare. Quindi seleziono l'oggetto interessato, vado nella Sculpt Mode e a questo punto posso iniziare a pasticciare un po' a mio piacimento. Poi ce ne sono altre di modalità, non le vedremo tutte. Ad esempio c'è la Vertex Paint, che è molto importante perché mi va ad assegnare un certo. Anzi, scusate, la Weight Paint è molto importante perché mi va ad assegnare un certo peso a dei vertici e sarà soprattutto utilizzata in collaborazione con le armature per fare le animazioni. E poi, ad esempio, ho la Texture Paint che mi permette di andare a disegnare. Adesso purtroppo non ho caricato nessun materiale, ma comunque mi permette di andare a disegnare delle texture sopra l'oggetto e sarà particolarmente importante quando poi andrò a renderizzare l'oggetto ed eventualmente a esportarlo, ad esempio, per importarlo poi nell'Arial Engine 4. Quindi sono tutte modalità
modalità molto utili. Ovviamente di solito chi inizia ad utilizzare Blender lo utilizza semplicemente in Object Mode e in Edit Mode, perché è qui che si fa il grosso della geometria, a meno che non siate degli artisti, allora utilizzerete tanto anche la Sculpt Mode. Però non vi preoccupate, perché piano piano andremo ad affrontare ogni singolo argomento. Vi ricordo sempre che per passare dalla Object alla Edit in modo rapido, tenete premuto il tabulatore, e che poi andremo a vedere l'edit mode in maniera molto più dettagliata. Per il momento è tutto, io vi ringrazio per l'attenzione. Come al solito vi ricordo che questo video è stato sponsorizzato da Virtual Atmosphere, una startup molto innovativa e molto recente che si è particolarmente specializzata nella realtà virtuale e nella modellazione 3D degli oggetti più complicati. Vi invito ad andare a vedere la loro pagina Facebook, perché pubblicano sempre cose molto interessanti che assolutamente sono da vedere se vi piace il mondo della grafica tridimensionale. Vi ringrazio per l'attenzione e ci vediamo al prossimo video.